sapere, secondo lui, come va a finire questa questione ancora una volta del MES, prima di arrivare al tema dei condoni, degli appalti, del decreto semplificazione sul quale la maggioranza non riesce a trovare un accordo. Ma visto anche che siamo freschi dell'intervista all'ambasciatore tedesco Viktor Elbling, vorrei chiedere a Dino Giarrusso se secondo lei finirà con un voto e adesso questa storia del MES, se riuscirà la maggioranza a trovare un accordo per dribblare completamente e rinviare la questione del MES a settembre. Io credo, ne parliamo tutti i giorni, credo che se ne parli forse persino troppo, sinceramente, del MES, considerato anche che molti italiani non sanno cosa sia e quindi si è creata, come spesso Ormai lo purtroppo accade sanno in Italia. tutti, secondo me, ormai No, proprio ne parliamo assolutamente. talmente tanto, No, no, talmente no, abbiamo assolutamente. Se, approfondito, non sanno sviscerato, davvero. Non è secondo vero, lei vedi, non abbastanza. fino a ieri ero ospite in un'altra trasmissione e si diceva il MES senza condizionalità, per esempio. Il MES senza condizionalità non esiste semplicemente. Io sono qui parlamentare europeo, sono qui a Bruxelles e c'è un Ma trattato, il Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che prevede rigorosa condizionalità per il MES. E voglio dire senza parole, ma nei fatti è così. E quando un trattato dice una cosa, non è che se noi ci raccontiamo che le sì, condizionalità però non noi ci sono, sappiamo che quelle per il piano condizionalità sanitario spariscono. Però, lasciamo, ma non sì, però importa, l'abbiamo non importa. guardi, le Abbiamo assicuro, l'abbiamo sviscerato tutto quello che sviscerato mi nel pare, ma senso che si è potrei creato. portare. Lei però mi ha fatto una domanda, se Sì, vuole io io rispondo, se no la ascolto domanda è lei. se si vota o no, facciamo così, la domanda era questa. Eh no, io mi prendo il tempo di rispondere e le dico che secondo me è sbagliato come è stata impostata questa narrazione, tant'è vero che si è creato una, come sempre succede in Italia, mica solo sul MES, tifosi pro MES, tifosi contro il MES. Questa è la cosa più sbagliata. Io penso che in Parlamento al momento non c'è una maggioranza che vorrebbe attivare il MES, io personalmente ne sono contrario, a meno che non cambino davvero le condizioni, questo significherebbe o cambiare il trattato di funzionamento dell'Unione Europea, cosa che è molto lunga, una procedura molto lunga, oppure prendere i soldi del MES e metterli in un altro strumento. Per com'è il meccanismo, per com'è, a me non piace. Se poi si sceglierà di rimandare a settembre il voto, può essere una soluzione per, come dire, discutere delle cose all'interno della maggioranza, è anche normale da quando c'era legge, da quando c'è il Rosatellum che ci siano, come dire, discussioni, perché gioco forza si fanno. Dei contratti di governo, non c'è una forza che ha la maggioranza. Peraltro, l'ultima volta, l'ultima legislatura, anche con quella pessima legge che era il Porcellum, era successo lo stesso. Quindi questo lo ritengo normale. Personalmente mi auguro che non si voti, che l'Italia non attivi il MES. Aggiungo un'ultima cosa, a proposito del Scusi, fatto che le la posso gente non chiedere sa. se il Movimento 5 Prego. Stelle, secondo lei, è compatto? Perché abbiamo visto un'apertura a favore del MES da parte di Carlo Sibilia e anche da parte di Sì, Primo poi Di lo stesso Nicola. Carlo, sì, ne abbiamo parlato anche ieri. Lo stesso Carlo Sibilia proprio ieri, poi pomeriggio, ha detto no, però con queste regole non ci sta bene il MES. Insomma, noi abbiamo, e il Presidente Conte, che è il Presidente del Consiglio, e Vito Crimi, che è il reggente capo politico del Movimento 5 Stelle, hanno parlato molto chiaramente sulla nostra contrarietà al MES, per così, per come è adesso. Ripeto, un'altra cosa da valutare, visto che ne stiamo parlando come tutti i giorni, è che tanti altri stati non lo chiederanno. Il MES esiste da 9 anni ed è in vigore in Italia da 8 anni, in Europa da 9 anni. Tanti altri stati non lo chiederanno. Cosa significa questo? Vi do uno spunto di riflessione. Se uno Stato, il MES è pensato per stati in difficoltà economiche e alcuni stati che lo hanno chiesto in passato, in particolare la Grecia, hanno subito poi, come dire, delle invasioni nella loro sovranità che a me non piacciono, non vorrei che succedesse in Italia. Se oggi uno Stato chiede il MES, ammette una difficoltà che può creare uno stigma nei mercati, che può creare quindi comunque un aumento dei tassi e uno spread in aumento, cosa della quale ci siamo preoccupati fino all'altro ieri come se fosse il problema della vita. E quindi farei davvero tantissima attenzione a raccontare che questo MES è conveniente, che questi 37 miliardi sono a un Questo è tasso così ancora. conveniente. Questo, sinceramente, su questo, a proposito del fatto che non ne abbiamo parlato abbastanza e non abbiamo sviscerato Questo tutte le tema preoccupazioni. e Questo questo argomento è stato tantissimo in campo, sì. questo che lei sta dicendo è stato anche l'argomento contrario, cioè che ci possa essere uno stigma al contrario se non richiediamo
richiediamo il MES, che questo non lo richiede nessuno, aspetti. Quindi lo stigma ne per abbiamo tutti. Presentati chi segue la nostra trasmissione, anche tante altre trasmissioni, ha avuto, come dire, argomenti, quelli che dice lei, e argomenti di segno contrario. A questo punto, però, siccome stiamo sul piano politico, strettamente politico, e di rapporti all'interno della maggioranza, secondo me è molto importante quello che lei ha detto sulla posizione del Movimento 5 Stelle, cioè mi sembra che lei ribadisca che il Movimento 5 Stelle non si muoverà dalla posizione contraria, visto che, ce lo ha detto lei, a me era sfuggito, ma che anche Carlo Sibilia in realtà è ritornato indietro dopo essere andato avanti. Do la parola agli altri ospiti. La maggioraza ospiti. Del Movimento 5 Stelle è contraria. È contraria, e quindi secondo lei allo Stato, mi sembra molto importante perché lei lo ha detto con grande chiarezza, allo Stato in Senato non c'è una maggioranza a favore del MES. Questo è quello secondo che ci ha detto. Alla Camera. Neanche alla Camera, secondo lei. Allora, Vittorio Emanuele Parci.